L'attesa è stata lunga, l'inverno è stato intenso e le moto, chiuse nei garage, scalpitavano nella trepidante attesa di tornare a urlare in pista. Anche i piloti, assetati di adrenalina, lavoravano sodo in vista della stagione per prepararsi a godere di ciò che accade quando indossi il casco e spalanchi il gas. Ciò che la gente normale definisce come follia, noi lo definiamo come vita. Oggi, 3 maggio 2015, come tradizione dal Franciacorta International Circuit, finalmente si riparte con i trofei Wheel Up Motoestate 2015. 200 piloti, 10 gare, quasi 2000 spettatori e gare che si preannunciano spettacolari. Anche noi di racebooking.net quest'anno abbiamo fatto un salto avanti e, esattamente come in MotoGP e Superbike, abbiamo preparato per voi la sigla! Buongiorno a tutti e bentornati con noi, pronti per questo weekend di fuoco. In cabina di commento dall'autodromo di Franciacorta Alberto Fontana, speaker ufficiale di racebooking.net e da ormai 3 anni dei trofei Motoestate. Al commento tecnico qui con noi Edoardo Mazzuoli, pilota del Chief 600 Supersport. Ciao a tutti. E a sorpresa per questa gara Filippo Del Monte, per gli amici d'Elmo, organizzatore insieme a Bruno Sandrini dei trofei Motoestate. Buongiorno a tutti. Allora Adelmo, anzi Filippo, per questa telecronaca, com'è andato questo primo weekend di gara? Beh, è stato un weekend positivo, peccato solo per le previsioni meteo che davano pioggia, invece non è stata, per fortuna bellissime gare, oltre 170 piloti al via, una bellissima cornice di pubblico grazie anche al Motor Week, la prima edizione organizzata da noi quest'anno, dove volevamo coniugare tutti i generi di motociclismo, quindi per uno spettacolo a 360 gradi, dai bambini con l'educazione stradale, ormai per noi un appuntamento fisso con l'FMI, concerti, stuntman e tanto altro. E siamo stati un po' rovinati dal tempo, però la domenica siamo andati alla grande, tanto pubblico e bellissime gare, come vedremo. Insomma, il meteo sta rompendo le scatole a tutti quanti, perché previsioni che danno sempre pioggia e poi alla fine spunta il sole. Stiamo per assistere ad una delle gare che l'anno scorso era la novità e quest'anno si è rivelata essere la punta di diamante dei trofei Wheel Up Motoestate 2015. Stiamo parlando della Race Attack, una gara rivoluzionaria, una formula nuovissima. Si corre soltanto la domenica, qualifica la mattina, 2 gare al pomeriggio da 8 giri l'una, come in Superbike, gare sprint. Si corre con poco, tutti possono correre, è una categoria aperta a tutti. Quest'anno ha segnato il tutto esaurito con 68 iscritti al campionato. Erano così tanti che non sapevano dove metterli, così facendo hanno fatto 2 batterie come una volta. I primi 32 della qualifica, i primi 34 della qualifica nel gruppo A, i secondi 34 della qualifica nel gruppo B. Stiamo per assistere quindi alla gara del gruppo B, la prima manche di questa Race Attack. Andiamo subito a vedere la griglia di partenza con la pole position di Lorenzo Tarabella, che col tempo di 1:19.624 con la moto numero 94 partirà dalla prima posizione col tempo di 1:19.624. Seconda posizione poi per Marchignoli, seguito da Cesare Tricerri. Seconda fila aperta da Manuel Mozzacchiodi, seguito da Maurizio Gianluigi e di Stefano Gaspare. Terza fila aperta da Fabrizio Checchin, seguito da Michele Fontana e Alessio Calciti. Quarta fila aperta da Roberto Polani, seguito da Alessandro Sette e Augusto Selvatici. Quinta fila aperta da Mauro Tommasi, seguito da Massimiliano Pepe e Miola Massimo. Sesta fila aperta da Daniele Volpi, un compagno di squadra di uno dei piloti noti, stiamo parlando di Andrea Carniglia. Insomma, non so se compagno di squadra, ma sicuro compagno di box. Erano vicini l'uno all'altro e Daniele Volpi ha girato in 1:21.762. Più indietro troviamo Giannina D'Amelia, che partirà 17esima con la sua Honda CBR 600 RR, anche lei sponsorizzata alla Lauretana, così come Ilaria Aroldi con la moto numero 99, altra ragazza che partirà dalla metà di questo schieramento. Se dietro di lei poi troviamo Stelvio Boaretto. Settima fila per Roberto Madeo con la sua Yamaha R6 numero 47, partirà col tempo di 1:22.452, la moto è grigia, la riconoscerete abbastanza facilmente, e partirà dalla 19esima posizione subito lì dietro a Giannina D'Amelia.
In ventesima posizione poi troviamo Autositti Andrea, seguito da Daniele Angelo Santo. In ottava fila Alex Maggiori, De Marzio Cirillo e Lorenzo Ferrari a bordo di Triumph Daytona alla sua prima gara della vita. Unica Triumph, tra l'altro, in... E mi pare, se non erro, schermo. Che abbia 50 anni. A 50 anni ha deciso, vabbè, vado a fare le gare in moto. Grande. È come decidere di andare a fare yoga, di andare a coltivarsi un hobby, no? Quello di fare le gare in moto. Eh no. Che fegato, ragazzi. Che fegato. Lorenzo Ferrari, complimenti, perché io non so quante persone decidano di fare uno sport così impegnativo e così adrenalinico a 50 anni. Giù il cappello, mi inchino a te, perché davvero hai un coraggio da leoni. Davvero uomo. Davvero uomo. Non ha fila per Andrea Pedretti, seguito da Alessandro Cortelazzi ed Ermanno Bocca. E chiude infine questo schieramento di 28 moto Armando Carniello. È tutto pronto sulla griglia di partenza del Franciacorta International Circuit. Rombano i motori, lo sguardo fisso verso il semaforo che diventa rosso e si spegne proprio adesso con la grande partenza di Lorenzo Tarabella, che con la sua Kawasaki numero 94, guardalo lì, che si porta al comando davanti a Marchignoli e Cesare Tricerri. E porta così il colore verde della Kawasaki davanti a tutti in questa seconda batteria della Race Attack. Prima manche Lorenzo Ferrari, intanto all'inseguimento di Daniele Angelo Santo, davanti a lui Giannina D'Amelia. Guardalo lì Lorenzo Ferrari, che ha provato il sorpasso all'esterno. Forza la staccata per restare davanti, e sembrerebbe avercela fatta. Davanti a lui soltanto c'è Giannina D'Amelia. Guarda quanti sono anche qui in questa gruppo B, e guarda quanto sta allungando Lorenzo Tarabella. E comunque anche nel gruppo B c'è un 600 davanti. Assolutamente sì, c'è un 600 davanti, che è quello di Lorenzo Tarabella. E intanto Lorenzo Ferrari sta inseguendo Giannina D'Amelia, prova il sorpasso alla curva 4 con la sua Triumph Daytona, ma viene passato in uscita dalla moto di Angelo Santo ed anche un altro che si infila come un assassino alla curva 5-6 e supera così Lorenzo Ferrari. Giannina D'Amelia con la sua moto numero 99 sta cercando di riprendersi una delle posizioni che ha perso probabilmente in partenza. Onda, davanti a lui Honda CBR 600. Honda CBR 600, la moto di Giannina D'Amelia, una Yamaha R6. Quella davanti a lei, colore rosa, shocking per la moto di Giannina D'Amelia, così come la tuta, quest'anno moto e tuta nuove. Prova intanto a farsi vedere, minacciosa alle spalle del pilota davanti a lei, alla curva che mette sul rettilineo del terrapieno, quantomeno a metter paura, tattica, strategia. Mentre Lorenzo Tarabella con la moto numero 94 sta allungando sulla seconda moto di questa griglia, che è quella di Cesare Tricerri, che si è portato in seconda piazza Roberto Madeo. Intanto lo vediamo inquadrato proprio adesso con la sua R6. Era proprio quella di Madeo, mi sa, la moto davanti a Giannina D'Amelia. Non è riuscito a intravedere il numero, ma presuppongo che fosse la sua. Sono riuscito a leggerla anch'io. Probabilmente sì, anche perché non ne vedo tante di R6 là in mezzo. E Madeo è partito molto bene e adesso è 17esimo ed è coinvolto in questa bagarre in cui c'è Giannina D'Amelia, una naked del team Kero 5 e la moto di Roberto Madeo davanti a quella di Giannina D'Amelia, che transita adesso nella prima curva. Secondo giro di gara, rileggiamo la classifica. Tarabella al comando, seguito da Tricerri, Marchignoli, Di Stefano, Mazzacchiodi, Maurizio, Selvatici, Sette, Fontana, Tommasi, Checchin, Calcetti, Polani, Miola e via via a seguire tutti gli altri piloti. Lorenzo Ferrari con quella bandiera inglese sulla sua Triumph Daytona, bellissima, tenuta veramente bene. E si vede che non è un pilota abituato a far gare, una moto tenuta troppo bene esteticamente, non come certe moto che vediamo conciatissime da mille cadute e mille sportellate. Giannina D'Amelia intanto ha passato la naked davanti a lei e si è portata adesso all'inseguimento di un'altra moto, mentre Madeo deve aver guadagnato un'altra posizione. Daniele Volpi intanto lotta per la 16esima posizione con la sua Honda 600, non è quella di Traversaro, perché quella di Traversaro era un 1000. Però è identica, è esattamente identica questa. Almeno esteticamente i colori sono esattamente quelli. Se non l'avete fatto, andatevi a vedere il video di Alessandro Traversaro a Varano, che ha girato in 7-7 facendo tutta la curva di traverso. Un nome, una garanzia. Interessante. Giannina D'Amelia intanto supera la BMW che le sbarrava la strada e guadagna così un'altra posizione. Tarabella nel frattempo sta allungando parecchio, Sta allungando parecchio, sta girando fortissimo. 1.18 e... mi son confuso. 1.19.5 il suo miglior tempo contro l'1.19 alto di altri piloti e l'1.20 del resto della griglia. Mentre Roberto Madeo è intorno alla 17esima, alla 16esima posizione con la sua Yamaha R6, sta girando in 1.21 e 235
come miglior tempo. C'è da dire che comunque, essendo, nonostante sia una seconda griglia, anche qua i tempi sono veramente molto molto vicini tra loro. Sì, sono tutti molto molto serrati, nonostante siano tantissimi. Nonostante siano tantissimi e soprattutto nonostante siano la seconda parte della griglia, quindi tendenzialmente piloti un po' più lenti come tempo sul giro rispetto a quelli della gruppo A, e che quindi di solito dovrebbe avere uno scarto maggiore di prestazioni tra loro. Di solito a fondo griglia vediamo scarti maggiori, invece qua è tutto abbastanza equilibrato e livellato, anche perché le gare sono molto più belle da vedere così. Assolutamente sì, basti pensare che anche qui ci sono 21 piloti in 3 secondi. Sembra di vedere una gara del CIV, perlomeno quanto al distacco che c'è tra questi piloti nel miglior tempo delle qualifiche. Roberto Madeo con la sua moto grigio argenteo numero 47 sta in questo momento, si trova abbastanza in solitario e sta allungando rispetto a Giannina D'Amelia e rispetto al gruppone di piloti che va dietro di sé. Piedino fuori per Tarabella. Piedino fuori di Tarabella, sta prendendo sempre più confidenza con questo Kawasaki. Lorenzo Tarabella all'esordio. Anche se Marchignoli è dietro e si sta avvicinando parecchio. Si sta avvicinando parecchio, deve fare attenzione Tarabella, perché Marchignoli ha un 1000. Guarda, Tarabella ha un 600 e guarda quanto si sta avvicinando a vista Marchignoli d'occhio, alla moto di Tarabella. Mentre Lorenzo Ferrari si gira dietro per guardare se c'era qualcuno che si stava inserendo nella staccata, non c'era nessuno. Non toccatemi il Triumph che ho finito di lucidarlo 5 minuti prima della gara. Soprattutto Moscerini, evitatevi di spiaccicarvi sulla mia moto bellissima. Certe moto sono una filosofia, come chi compra Ducati o chi compra Triumph. Raramente è comprare una filosofia. Raramente ho visto una Ducati tenuta male. Mentre invece sono più abituato a vedere i GSX-R. Appunto, i giapponesi sono le moto da sbaracco. Guardala lì come bella luccicante, guardala lì, i Moscerini la evitano per non per non morire, ma per non rovinare la Triumph di Lorenzo Ferrari. Bisogna fare attenzione. Marchignoli intanto ha raggiunto Lorenzo Tarabella e sembra ormai questione di poche curve prima che quella KTM si porti davanti alla Kawasaki 600 di Lorenzo Tarabella. Giannina D'Amelia non è partita sicuramente nel migliore dei modi. Se dobbiamo fare una scuola di partenze, questa non è la migliore, ma se dobbiamo fare una scuola di staccate, questa sì. Ha recuperato quasi tutte le posizioni che aveva perso in partenza con quella grande staccata e si è fatta rivalere sull'errore, o meglio, più che errore, la partenza non entusiasmante. Riguardiamo l'infilata di Giannina D'Amelia all'interno della curva 1, ripresa dalla moto di Lorenzo Ferrari, che approfitta di questo momento di panico generale e confusione per infilarsi all'esterno. Come dire, guardate la mia moto, quanto è bella, adesso la metto davanti alle vostre, così potete guardarla meglio. Lorenzo Tarabella, numero 94, è lì che nonostante abbia dietro di sé un 1000, sul rettilineo è riuscito a tenere la testa di questa gara. Stranamente Lorenzo Tarabella perde nel misto, quando in linea teorica dovrebbe perdere più sul dritto che sul misto. Soprattutto le prime 4 curve sembrerebbe avere ancora un po' di ruggine nei confronti di Marchignoli. Che non abbia qualche problema. Ma insomma, c'è un po' di chattering. Com'è che dice Valentino Rossi quando ha il chattering in inglese alle interviste? No, we got the problem with the tire. I was struggling a little bit with the tire. In the front, sempre in the front. E tra l'altro, il chattering è sempre il problema di tutti questi piloti. Ultimo giro di gara che inizia adesso con Lorenzo Tarabella che deve dare il 110%. E se non bastasse, il 120%. E così via, a salire verso l'infinito. Sicuramente un 1% più alto di quello di Marchignoli Fabio, che adesso più che mai è intenzionato a portare la sua KTM RC8R cilindrata 1000 davanti alla moto di Lorenzo Tarabella. È molto tranquillo Marchignoli dietro, guardalo. Sembrerebbe davvero molto molto tranquillo e molto sereno, quasi come se stesse studiando il sorpasso ormai da diversi giri. Tarabella sembra impiccato invece, sembra in difficoltà non tanto per le traiettorie, non tanto per altro, quanto per quei decimi su decimi accumulati giro dopo giro che sta perdendo ai danni di Marchignoli. Ferrari intanto sta tenendo durissimo dietro di sé a un gruppone che sembra l'invasione degli Unni, che sembrano sembrano intenzionati a volersi togliere di dosso quella Triumph così bella là davanti a tutte le loro moto, anche se Lorenzo Ferrari sta facendo di tutto per tenere duro. E Roberto Madeo è lì che gira in solitaria. Fa, attenzione perché Marchignoli è uscito più forte dalla curva del rettilineo in terrapieno.
pieno e con una facilità disarmante ha passato Tarabella sul rettilineo del terrapieno. Quando manca una curva alla fine di questa gara, Lorenzo Tarabella viene a sfumare i sogni di gloria e perde così la vittoria a una curva dalla fine. Peccato davvero, si dispera. Lorenzo Tarabella, pugni al serbatoio, mentre Marchignoli tira testate al serbatoio, non di disperazione ma di felicità, perché è lui il vincitore di questa prima manche di Race Attack. Che peccato per Tarabella, comandato la gara dal primo giro, dalla prima curva all'ultima. Anche perché Tarabella era all'esordio, quindi vincere vincere all'esordio, che cosa c'è di meglio? nella Race Attack abbiamo visto spesso piloti esordienti arrivare a podio nelle prime... Ma anche perché la Race Attack... Nelle prime apparizioni. Anche perché la Race Attack è un po' la filosofia dell'esordiente, perché... Esatto. Una gara che costa poco, una gara che si corre solo in un giorno, quindi non hai la moglie che ti rompe le scatole, che devi stare con lei a casa anche il sabato, esatto. Ma ti concede il sabato andiamo all'IKEA, domenica andiamo a Franciacorta. Bravo. Dai, forza. Bravo. Quindi una formula aperta a tutti, soprattutto anche a piloti non giovanissimi che decidono, come Lorenzo Ferrari a 50 anni, di andare a onore correre. Onore al merito. Comunque. Onore al merito. Arrivi la domenica col tuo carrellino, butti giù la moto, ti fai due turni, ti fai due gare e te ne vai a casa felice e sereno e avendo speso poco. Questo è il motivo per cui vediamo tanti esordienti vincere alla prima gara, perché sono tutti esordienti. I numeri parlano da soli, comunque. Due griglie. 68 iscritti. L'anno scorso era una, quest'anno due griglie piene. Prima gara l'anno scorso erano in 10, quest'anno la prima gara sono in 68. Fate voi i conti, io vedo un bel per 6 davanti a tutto. Dopo aver visto questa gara bellissima con Marchignoli che saluta il pubblico oggi numeroso al Franciacorta International Circuit, vi lasciamo con niente, perché ci sarà la gara 2 e la premiazione alla fine di gara 2. Si interromperà qui questo video, andate su YouTube a cercare la seconda manche, perché vi aspettiamo carichi per vedere la seconda gara.